con ansia l'arrivo della pioggia, ma con il maltempo di ieri nel decimo municipio sono tornati anche i vecchi problemi. State a sentire. Dopo mesi di afe e siccità, ieri la pioggia è tornata a bagnare il decimo municipio. A Galla però sono tornati anche i vecchi problemi. In circa 40 minuti di pioggia torrenziale, il lungomare di Ostia si è completamente allagato, così come il parcheggio di via Vincenzo Vannutelli. Trasformate in piccole lagune anche via Giulio Minervini, via Fratelli Palma, largo Pasquale Testini, via Torremuzza a Saline. Questa pioggia è stata provvidenziale, ha dichiarato Gaetano Di Staso dell'associazione Salviamo Ostia Antica, ma ha messo velocemente in luce le criticità idrogeologiche di questo territorio. Problemi anche in viale di Castelborziano all'Infernetto, dove un grosso ramo si è staccato da un albero, crollando al suolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sulla questione è intervenuta Maria Cristina Masi, coordinatrice di Forza Italia nel decimo municipio, che ha dichiarato: ancora non è avvenuta la pulizia dei canali, eppure lo avevamo chiesto nei mesi scorsi. Dato che ci stiamo avvicinando alla stagione autunnale, sarebbe il caso di effettuare la manutenzione sia dei fossi che delle caditoie. All'aeroporto di Fiumicino alcuni voli hanno subito dei ritardi. Nel raggio di 30 miglia sono caduti 7.000 fulmini. Intanto buone notizie arrivano dalla regione, che ha messo in campo 90 milioni di euro per la messa in sicurezza delle zone a rischio idrogeologico ed esposte all'erosione costiera.